personaggio di Parga, storico per eccellenza, diciamo la memoria storica di quello che è successo a Parga nel corso degli ultimi secoli, ma un personaggio che si è sempre impegnato per questo paese, ma anche un personaggio che in questo paese ha dovuto comunque soffrire delle difficoltà, una credenza politica legata al ventennio fascista che non ha mai rinnegato. Ma quali sacrifici le è costato nella vita di Parga questo? Beh, sacrifici per me a finire ha sconvolto tutto quello che erano le mie prospettive. Io, quando andai in guerra, avevo già la frequenza universitaria e quando sono tornato ho dovuto aprire un'officina meccanica. Ognuno può trarre le conseguenze da quel che dico, si può immaginare quello che può essere successo. Praticamente, insomma, senza violenze apparenti, ma con violenze nascoste, mi è stato impossibile proseguire i miei studi. Ha dovuto ripiegare sul lavoro? Ripiegare sul lavoro perché anche il babbo e mio fratello, nelle stesse condizioni, furono licenziati. Perché dovevano mettersi a lavorare a un certo punto per vivere, no? Quindi cosa è stato l'immediato dopoguerra per lei a Parga? Come l'ha vissuta? Ma, diciamo, grandi, diciamo, sopraffazioni non ne ho avute, no? Più che altro, però, vede, è preferibile ricevere uno schiaffo, no? Che è una violenza nascosta, no? E qui un po' c'è stata. Direi che per molti, molti anni ancora, ma, qualche decina d'anni, ogni tanto riappare anche adesso, ogni tanto, riappare. Io su queste cose sono indifferente, in quanto sono convinto di aver agito bene quando avevo 20 anni. E se tornassi indietro farei lo stesso. Quindi sul mio modo di pensare non ci sono dubbi. Io sono esasperato nella coerenza in tutte le cose. Ecco, noi abbiamo pubblicato di recente degli articoli che parlano di Morando Stefani, nel, sì, appunto ricorre il 50esimo della morte. E solamente aver pubblicato questi articoli ha scatenato una serie di polemiche, di interventi, soprattutto da parte dei giovani. Perché sono i giovani quelli che soprattutto si risentono quando si parla di certi argomenti e magari non le persone della sua età, che magari sono, forse l'hanno accettato, hanno accettato il passaggio storico che c'è stato, invece i giovani sono ancora così accaniti? Questo perché per tutto non conoscono la storia. Cioè conoscono soltanto un lato della storia, l'altro non lo conoscono. È chiaro che l'insegnamento che viene dato nelle scuole non corrisponde alla realtà storica a un certo punto. Cioè si nega una parte della storia e quindi quando si nega una parte della storia si dice il falso. Ecco. E quindi loro probabilmente sono trascinati, sono anche, diciamo così, impreparati, inculti sulla storia a un certo punto. E basta fargli una domanda dalle più semplici, non sanno rispondere. Anche perché questa storia non si insegna, no? O si insegna dai falsi, eh? Plateali addirittura, insomma, ci si può dilungare su questi fatti perché insomma, non mi sembra il caso, ma ci sarebbe da fare una lunga polemica a un certo punto. Ecco, ma è proprio per questo che lei è diventato un appassionato storico, perché lei crede nel divulgare la storia, nella verità della storia. Si vede, anche a Parga, quando tu guardi a Parga, è stato un paese, diciamo, sotto certi aspetti felici, no? Qui grosse reazioni, perlomeno fatti di sangue, non sono venuti e questo va a vantaggio e a favore di una collettività come la nostra. Cioè, in certi paesi dell'Alta Italia ci sono avute, nella grandezza di Parga, decine di morti nella guerra civile. A Parga questo non è avvenuto, no? Questo è un segno positivo. Ecco, mi diceva, mi ricordo, mi raccontava Bruno Sereni, che è stato un po' il mio mentore, che nell'immediato dopoguerra appunto chi era stato da una parte e chi era stato dall'altra si è ritrovato insieme magari per ricostruire il pubblico, per dire, per la ricostruzione del ponte Lombardini. A
Allora dicevo questo, guardi che Bruno Sereni è stato un personaggio molto importante per la pacificazione del territorio. L'ho sempre riconosciuto, lo ricordo ancora. Lui era in condizione di fare molto del male, se voleva, a quel tempo. Invece si comportò molto bene. Non esasperò la situazione, cercò di fare opere di pacificazione e questo gigantisce anche il personaggio. Praticamente siamo stati su barricate opposte, no? Però c'è anche una stima appunto per questa correttezza del modo di agire, tanto la sua che la mia, a un certo punto. Io di certe scorrettezze che ho avuto, soprattutto mi sono dispiaciuti quando sono venuti anche da qualche compagno di scuola che non ricordo, che è sempre vivente, a un certo punto, del quale potevo anche successivamente vendicarmi, no? Non l'ho fatto e potevo farlo, a un certo punto. Non l'ho fatto perché non fa parte del mio DNA. Ecco, cambiamo discorso. Sì. Lei è stato uno... Si parlava di Morando. Morando, no. E è stato anche uno che per il paese in questi anni, in questi decenni ci ha creduto. Spesso l'abbiamo visto a curare i fiori nel Parco Kennedy, a pulire i parchi, a spingere a rinnovare l'associazione degli alpini che appunto fa tanti servizi per il territorio, ma appunto anche il discorso dello storico. Lei ha un patrimonio, un archivio grandissimo. Fra 20 anni, 30 anni, 100 anni, quando Antonio non ci sarà più, questo archivio che fine farà? Ma ci sto già pensando anch'io. Alcuni documenti che riguardano personaggi o famiglie ho già cominciato anche a restituirli, no? Non fanno neanche tanto parte della storia, ma affari di famiglia che tante volte mi sono capitati, io l'ho messo lì, cioè, poi ho cominciato a riguardare, a riconsegnare. Qualche sera fa ho consegnato qualcosa anche alla parrocchia, appunto. Si trattava di questioni religiose, quindi mi interessano fino a un certo punto, dico bene, vadano lì, se no poi sa che fine faranno. Non ho ancora deciso, perché non so se queste cartacce, come ho detto prima, interesseranno a chi viene dopo di me. Certo che a mantenerle è un impegno, si tratta di, io credo siamo 12.000 circa documenti, comprese anche magari le vecchie immagini o cartoni del tempo. Comunque sia. Sono grossi faldoni. Per il momento l'altro le abbiamo. Oggi l'abbiamo qui, l'abbiamo intervistato per i suoi 90 anni, 90 anni trascorsi in questa barca, credendo per Varga, sì, e sì. Anche da parte del giornale di Varga News e del giornale di Varga le facciamo tanti auguri. Grazie di tutto. Grazie molto e vi considero fra gli amici più cari e sinceri. Grazie.